Madonna, lui vede i ragazzi normali per stare come ho fatto io. Non mi ritrovo proprio, la situazione è proprio brutta. Anche le mie situazioni un po' incresciose, rispettate sempre il filo, magari non di fare una traslazione proprio diritta, senza che il filo si storce, insomma, capite che anche può essere inciampato, fatelo. Se proprio non potete andare avanti, vedete il tempo lì e lo fate passare, ecco, una parte della matassa, come se vi potete rialzare questo, ecco, no, diventa impossibile far entrare la matassa, e allora qua un lato io ho abbacchiato le orecchie, va a falare, ecco, ecco qua, ok, no, intanto vediamo di allineare con quest'altro, allineare bene, in modo che a piccoli mazzetti faccio entrare dentro. Poi mettiamo il tegolino, cioè, sempre provvisorio però. Ecco qua. Ecco qua, bravo, bravo. Adesso tiriamo fuori il tavolino. Come da una parte mi piace queste difficoltà, così vi farete andare avanti di più, non dovete fare questi errori come quelli che ho fatto io, mi raccomando. Questo addirittura sembra che ci voglia andare bene senza. No.
così ripassiamo il tegolino, lo ripassiamo, così entra tutto, ecco, e si piazza dentro la cava. Una volta messo dentro la cava, insomma, si può muovere, è fatto. Vediamo quest'altra, questo pezzetto di matassa che ci è rimasto, pezzettino di conduttore. Andiamo sotto, vediamo un po', sì, vediamo un po', prendo lo scopo, lo abbasso giù, quello che mi facilita un po', ecco. Ecco, adesso andiamo a tegolino, di muovere, passiamo all'ultima matassa. Giusto, questi errori non devi vedere più. E qui c'è un errore di questa, ma tiriamo qua il tegolino, ce lo ripassiamo. Capitato un filo tra Per fortuna, sono stati fortunati ragazzi. Mm-hmm.